Cari figli, vi guardo e vedo che siete persi. Perciò vi invito tutti. Ritornate a Dio. Ritornate alla preghiera. E lo Spirito Santo vi colmerà del suo amore, che dona gioia al cuore. La speranza crescerà in voi e in un futuro migliore, e voi diventerete testimoni gioiosi della misericordia divina in voi ed attorno a voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Ringraziamo la Madonna, che in questo messaggio già dalla prima frase sembra che ci guardi dentro. Lei dice: vi guardo e vedo che siete persi. È vero, ci siamo persi per le strade del mondo e non stiamo più guardando al cielo. Molti di noi guardano a terra e si sono dimenticati che siamo figli di Dio. Ma poi ci dona speranza, ci dice, invitandoci a tornare a Dio e alla preghiera, che lo Spirito Santo ci colmerà del suo amore, quindi ci proietta già verso la Pentecoste, parla della misericordia divina in noi. Ricordo il libro di Santa Faustina, La misericordia divina nella mia anima. Ecco, abbiamo appena passato la data fisica della Divina Misericordia, ma probabilmente la Madonna in questo momento ci sta dicendo: non è ancora terminato del tutto il tempo della misericordia, approfittatene prima del tempo che deve venire. E ci invita affinché lo Spirito Santo possa entrare in noi, però per avvenire questo noi dobbiamo permetterglielo. Allora preghiamo e ricominciamo a guardare verso l'altro, perché solo guardando verso l'alto possiamo tornare a Dio, possiamo gioire nello Spirito Santo di Dio. Vi saluto, vi abbraccio, la vostra piccola matita del cuore.